105 Night Express, Elio e le storie tese! Mi piace la B, mi piace la bicicletta. Ci faccio dei giri. Incontro la B fidanzata. Lei mostra il mio cagnolino. Lei mostra il mio cappellino. E fino al mio caro amico. Nel senso del cazzo. E questa è la vita. E viva la vita. E viva la visione della vita da vicino. Ho visitato Chiapas, ho visto il Guatemala dei bambini del Biafra, ho vissuto, pensato, tutto molto bello, ma niente che abbia senso se non colleghi il cervello. Passano i secoli, passano i governi, passa gli uomini che saltano nei governi, passa la palla che è il gioco vero in tanti, ma quello che non passa è l'arroganza dei potenti, non conoscono pudore, non conoscono vergogna, per questo loro tempo sono scuole da mezzogna. Illumina la strada in questo buco nero. La visione della figa. La bicicletta, ci faccio dei giri. Incontro la fidanzata e poi le mostro il cambio. E tutto la partita da mio caro amico. Per questo dico fida di quanto ti dico. La visione della figa da vicino. Se accorcia la candela, sia quella della vita che quella della moto, perché c'è dentro un nano nel motore che anima la candela. Te l'avevo detto, c'è un nano, ma tu non mi hai creduto, nei comparato di seconda mano. Con nano dentro, non hai fatto centro, hai sbagliato, ma è umano. Te la do io una mano a togliere il nano, ma poi mi seguo il nano. Spinto la candela, basta con la pipetta, la faccio scintillare, mi faccio una pipa, riparto di scatto, mi vesto un gatto, miau, non l'ho fatto, apposta. Miau, piove, il gatto non si muove, si accende la candela, mi appare Mandela. Buonasera, poi mi fare menate, perché per molto meno ha strillato in una cella. Ma quante candele avrà consumato Mandela? Perché uno è il presidente, non può essere stato in prigione. Lo vedi sorridente e non ci pensi, coglione. E ma se ragioni in questo modo sei veramente un coglione. Coglione! Tu me lo facevi veramente un coglione! Ma sono un coglione! Il traffico peggiora quando c'è la pioggia e tutti si trasformano in guidatori in stanza. Guidatori quasi, fa culo a tutti quanti, mi tagliano la strada mentre sono in moto, e vado a qualcuno e gli mostrano lo scroto, lo scrutino scrotto perché sei di stretto. Lo scroto di Creta e lo metto nel cuore, un crotolo di Creta e lo metto nel cuore, un crotolo di carattere e lo metto nel cuore. Insomma io tutto in crotoli, mi metto nel cuore. Cosa ci volete fare? Io ho paura dei crotoli, ma scendo il fuoco, mi guardo un forno di crotoli che fa lo stesso, di che senso, odore di gesso, saluto di gesso. In vacanza sull'anno, questa collaborazione tra l'Italia e il Giappone, che ha dato i suoi frutti, io li metto nel forno. Toglietevi di tono, perché se mi esce un crotolo dal forno, succede un inferno. Levi un pochino di sigaretta con il legno. No grazie, non fu. Ma ti leggo la fine. Presento i protagonisti di questa puntata del Night Express. Alla chitarra Cesareo. Bip. Alle tastiere recentemente aggiunte Giacomè. Alle tastiere ufficiali Rocco Tanica. Chi? Io? Alla batteria, benché indisposto, Cristian Stravecchio Maier. Al basso e alla lingua, Faso.
Alla voce aggiuntiva MC Mangoni. Rappresento la ballotta degli architetti, ritengo. Elio e le storie tese dal vivo al Propaganda di Milano. Grazie ragazzi, ciao, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, davvero, grazie a tutti, ciao. Ecco Elio, questa sera c'è un'atmosfera un po', ecco, un po' nervosa direi, io non lo so, perché oltre allo zoccolo duro dei vostri fan, vabbè, quelli ci sono sempre, vi seguono un po' ovunque, però non so, c'è quest'aria nervosa, non capisco come mai. Non lo so. Che facciamo? Vabbè, niente, dai. Questi erano iscritti al nostro fans club, ma evidentemente ci sono degli infiltrati, sì. Hanno fatto uno scherzo, vabbè. Vabbè. Manderemo noi allora dei nostri fans quando suoneranno i vostri artisti. O se no li aspettiamo fuori questi qua. Va bene, allora io prima che succeda qualsiasi cosa, prima che sia troppo tardi, vorrei fare i miei ringraziamenti. Voglio ringraziare innanzitutto Italia 1, Opel Tigra e Radio 105 che dà lunga vita, grazie mille, al 105 Night Express. Voglio ringraziare tutti voi che questa sera siete qui con noi. E voi pigroni a casa, cosa fate ancora lì? Non dovete far altro che chiamare questo numero di telefono a Milano, che è il numero di ovviamente Radio 105, prenotarvi, verrete qui insieme a noi al Propaganda, il posto è assolutamente gratuito. Allora vi do il numero 02 655 1244, chiamate bene. Invece se siete a casa, parlo un po' più piano, scusa, lui sta prendendo nota, ha ragione. Se siete invece a casa e volete oltre che vederci anche ascoltarci in stereo, non dovete fare altro che sintonizzarvi sulle, insomma, stazioni ovviamente di Radio 105. Detto questo, direi che possiamo cominciare. Vorrei fare una presentazione un po' da presentatrice vera, e allora per questo ho il foglio. Più a sinistra del Tuca Tuca e più rivoluzionario del ballo del Qua Qua. Signori e signori, nella splendida cornice del Propaganda di Milano, il noto complesso Elio e le storie tese suona e canta Pippero! Здравейте! Ние сме закапката на българските гласове. Представяме ви Елио е ле сторие тезе. Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia ormai da qualche anno un ballo a misura d'uomo. Più umano, più vero. Un ballo sincero. E beh, certo, vista la situazione internazionale noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne valsa la pena. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pippero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pippero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa ma dedicatevi al pippero. Popolo bulgaro, popolo del Night Express, servizi segreti bulgari e del Night Express, sentite come poppa il pippero. Molto bene, ora ripetete con me, più umano, più vero. Più umano, più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pipero. Più l'atmosfera sa di pipero. Se in discoteca balli un pipero, pipero. Se in discoteca balli un pipero, pipero. Molto bene, adesso per conto vostro. Pippero!
il colore della pelle diverso dal vostro? Molto bravi. Ora però è il momento di cantare tutti a squarciagola una canzone. Ramaya, 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 Ramaya. Che io e te balliamo se l'uomo cubo c'è, e l'uomo cubo c'è ed è vicino a me, bugiardo io, bugiardo in te, bugiardo noi, sperando che l'amore c'è, se sto con te, l'amore c'è. Con te. Grandissimi Elio le storie tese dal vivo al 105 Night Express dal Propaganda di Milano. Facciamo una piccolissima pausa e torniamo con un ospite incredibile, Giorgio Bracardi. Tra la prossima canzone intitolata Che felicità verrà cantata da Giorgio Bracardi. Io sono stronzo, testa di cazzo. Oh, oh, oh. Io vado a zonzo come uno stronzo. Felicità, mi sono rotto i coglioni della vita, mi imbriaco per trovare una via d'uscita, e con la droga faccio un sogno e poi mi addormo, poi mi sveglio e ricomincio a canticchiare. Io sono stronzo, testa di cazzo. Oh, 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 oh. Io vado a zona con te. Oh, 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 è felicità. Stronzo, ti ho passato mezza vita. Poi se n'è andata e mi ha dato una ripulita. Poi è tornata con lo stronzo e la vita. Alla fine mi volevano cor veleno, mi volevano pure ammazzare. Io sono stronzo, testa di cazzo. Oh, 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 oh. Io vado a zona come uno stronzo. Oh, 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 che felicità. E sono rotto di coglioni della vita. Embriaco per trovare la mia d'uscita. Con la droga faccio un sogno e poi mi addormo. Poi mi sveglio e ricomincio. Un leone, a tigre, au, lo scoiattolo, la civetta, l'uccellino, la marmotta, io so. No stronzo, testa di cazzo. Oh, 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 che felicità. Oh, 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 che felicità. Oh, 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 oh,
complimenti, sì. E Giorgio Bracardi, grazie. Grazie, Giorgio. Senti, io ho saputo che questa canzone mi hanno detto nei saloteri, dico, state zitti. Cosa c'è? No, no, parlare, dobbiamo parlare. Cosa c'è? Cosa c'è? Ma con questi qui, dall'inizio della puntata che parlano. No, non li possiamo togliere, no, scusate. No, no, avete qualcosa da dire, ditelo, però in modo, voglio dire, civile, no? Senza protestare, in modo civile, sentiamo. Mi sei anche un po' coglioni, perché... Aspetta, sentiamo cosa ci vogliono dire, aspettiamo un attimo, Giorgio, aspettiamo. Ti sei rotto i coglioni tu, figurati noi, guarda, io ho un brevissimo... Con le parole però piano, ragazzi, non siamo, voglio dire, non c'è... Cerchiamo di parlare con persone civili, no? Vabbè, ma scusa, se io non ho mai visto un Night Express che ci fossero anche fans di qualche altro artista. Vabbè, invece quest'anno è una novità. Guarda, ti ho preparato proprio un brevissimo comunicato stampa. Sentiamo. Io vorrei dire al signor Elio, che sei tu, e ai signori e le storie tese, che è giunta l'ora di finirla di offendere il rock. Voi vi siete coperti di ridicolo, cantando con la Carrà, Galeazzi, e mi fa anche un po' schifo dirlo. Potete negarlo. Vabbè, e addirittura i ricchi e i poveri. Fatemi finire, scusami. Finisci, scusa, ecco. Abbiamo dei tempi da rispettare, se non ti spiace. Bravo. Avete cantato persino a Sanremo e vi permettete adesso di prendere in giro addirittura il Liga. Vergognatevi. Ma se non abbiamo fatto neanche bis, cosa vuoi? Ma vergognati. Vabbè, vabbè, adesso sedetevi, per cortesia, continuiamo con la trasmissione. Poveretto. Pirrone. Andate a lavorare, voi altri, pirrone. Bene, questa è la risposta di Elio. A proposito... Questa è la mia risposta. È stata chiarissima, Elio. Oh, grazie. Continuiamo in Night Express, insomma, divertiamoci, no? A proposito di rock, ci hanno detto qualcuno o qualcuna, vi ha detto che forse vi scioglierete. Cioè, perché qualcuno di voi vuole andare a cantare con un altro noto gruppo rock che si è appena sciolto, è vero? No, quella lì è un'altra cosa, forse tu volevi parlare della raccolta firme. Anche? No, ma quello è un altro argomento di cui parleremo dopo. Sì. No, io voglio dirti che è da un sacco di anni che girano voci sul fatto che noi non staremo mai più assieme. Addirittura nell'88 avevamo fatto, prima che uscisse il nostro disco, avevamo fatto il concerto d'addio. Quindi voglio dirti, se dall'88 a oggi siamo ancora assieme, vuol dire che ci sarà pure una qualche causa, no? Assolutamente sì, benissimo. Direi allora di continuare con la vostra musica. E salutare questo grande artista. Ok, lo porto via con me. Portalo via. Giorgio, andiamo via insieme? Io vorrei presentare il prossimo pezzo, che è uno dei vostri pezzi più famosi. Diciamo, avete vinto, si può dire, il Festival di Sanremo praticamente con questo pezzo. L'avevamo vinto, esatto. Poi con una truffa ce l'hanno fatto. La terra dei cachi, diciamo le verità. Oh. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare, abusiva. Trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Papali e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì. Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non recchiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam, 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 pam. Ma se c'è una partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì.
sì, primario, dai! Ah! Primario fantasma, io un fantasma non sarò, e al coplasma dico no, se dimentichi le pinze, fischi e tanto ti dirò. Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crocciolo di pinze, viva il crocciolo di panze. Quanti problemi risolti, ma il cuore grande così. E Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se mamo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi. Solo un totale di due pizze e l'Italia è questa qua. Un fatti vi, Italia è viva! Una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Italia sì! Italia sì, uè! Italia no! Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi! Musica a destinazione, il nuovo video di Sting, Brand New Day, in cui lui ha una visione un po' mistica del futuro. Vediamo. Cisco Systems. Servi della Gleba e le storie tese! And of course, please welcome Rockatanica. Rockatanica. Lei è bella dentro. Lei è sensibile, più dolce di uno spacciottino di Papa Barzotti. Cammina una spanna da terra come un hovercraft d'amore. Io l'accompagno alla mostra del cucurucuru cucurucu, anche se in realtà preferisco di gran lunga il kinkatarakas kinkonkan. Poi da solo nell'oscurità della mia stanza, un'oscurità che ho creato io artificialmente tirando giù le tapparelle e anche calcandomi un cuscino fortissimo sulla faccia, tanto che vedo delle stelle, delle piccole stelle là in alto nel cielo, ma non sono le vere stelle, no, no, è solo perché prego troppo forte sugli occhi. Penso a lei, ascoltando al buio De Gregori, e dato che lei salutandomi mi ha baciato proprio qui, nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo ha ragione di avere delle possibilità. Poi la guardo allontanarsi, leggera come un gavettone di idrogeno, in direzione del mio migliore amico Andrea Pezzi. No, non scherzo, però. E infilargli in bocca 2 metri di lingua, la lingua dell'amore. Ma tanto lei mi ha assicurato che non lo ama, anzi mi dispiace per lui, perché magari poveretto si fa delle idee. E minchia, vedi che magari poveretto poi si fa delle idee. Devo dire veramente bene, questa volta... No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tu.
tutte le altre. Parlaci di lei. Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, è in gambissima, c'ha sotto due attributi così. Mi ha raccontato delle storie sulle sue ferie, ma che mi ha fatto pisciare addosso da ridere. Ma tipo che lei è andata là con un sacco di preservativi. Ma lei mostrato al popparuolo. Non ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata fra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo proprio questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori a prendere l'interno perché sono rimasti senza macchina. L'hanno distrutta. Pensate, era la mia. Siamo tutti servi della gleba. E abbiamo dentro il cuore una canzone triste. Ciao ragazzi, come state? Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'avevo il Night Express stasera. E poi non sono stato molto bene, ho avuto dei problemi. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma niente, guarda, una roba stranissima. Mi ha detto che mi è cresciuta un'unghia del piede qua, nell'avambraccio. Ho provato a tagliarla. Non ci credi? No, ecco delle storiacce con la tip, purtroppo. Ah! Molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice e siccome lei ci tengo più che me, ho parlato su un ragazzo e l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non stai mica piacendo. No, bambina mia, mi fanno solo male gli occhi, di quinto rocco. Non mi ho spento il viso di cemento. No. Lei è il mio piccione, io il suo monumento. Ciao, sono io. Sì, scusami se ti chiamo a quest'ora. Niente, sono al Night Express. C'avevo i biglietti, io ti avevo invitato, ma poi ho saputo che hai preferito andare fuori con Tafano. Mi sono girati un po' i coglioni, onestamente. Adesso non voglio farti una critica, però io ti ho sempre solo voluto bene. Quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Non so, avevi bisogno dei compiti e io ti davo i miei compiti già fatti. E allora, perché? Perché mi devi trattare sempre in questo modo? Come un pupazzo rotto, un triste pupazzo rotto. Dimmi tu, sinceramente, dimmi cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo? Così magari ti ravazzo? Succedendo stasera mi continua a picchiare. Allora ragazzi, lui è già pronto perché adesso è venuto il momento del match. Magoni, il microfono te lo mettiamo in conto se è un disgraziato. Allora, sono praticamente Elio, vieni qua, calmalo, fai qualcosa. Bravo Magoni, bravo Magoni. Non lo incitare che non ha bisogno. Vai Magoni. Questi sono 3 minuti in cui il pubblico
vi farà domande senza censura, quindi preparatevi, siete pronti? Noi siamo carichissimi, siamo pronti per affrontare, poi tra l'altro insomma abbiamo lui, quindi al limite. Ecco, vi aiuterà, via col match! Attenzione, avete appena terminato insomma di registrare, di incidere una colonna sonora per un film molto atteso, quello Aia della Jalappas, è vero? Aia della Jalappas. Perché è lui che mi ha tirato un pugno. Ma noi siamo cariche. Niente, in realtà non abbiamo ancora terminato, siamo un po' indietro. Infatti, sono delle musiche molto belle, diciamo, noi che abbiamo già fatto delle sigle per le trasmissioni della Jalappas Band, pensiamo di essere in grado di fare una bellissima colonna per un bellissimo film che sta per andare sugli schermi di tutta Italia, diciamo, ecco, siamo contenti. Benissimo, in bocca al lupo. Allora, la prima domanda, vediamo, tu? Sì, dici. Io vorrei chiedere, perché fate i provocatori e poi prendete i soldi dalla Carrà? Vabbè, scusa, però rispondiamo a tutti, anche certo. Se questo qui sarà uno di quelli lì che c'erano in basso prima. Noi siamo andati dalla Carrà realizzando in questo modo il sogno inespresso di tantissima gente, di milioni di giovani in Italia o di gente della nostra età, e quindi ci sembra di aver fatto una bellissima cosa. Cioè, voglio dire che non abbiamo assolutamente perso la nostra identità, ecco. Io volevo dire, voi fate credere di essere insomma diversi da tutti gli altri, però poi andate in giro in Mercedes come... Grab my hand and twisted it so. Incredibile ma vero, siamo ritornati in Danny, sempre al 105 Night Express con la musica dal vivo di Elio e le storie tese. Allora adesso direi che è il caso di rilassarci un po', facciamo un viaggio all'indietro nel tempo e ascoltiamo una canzone direi primordiale, dal testo inequivocabile, la bella canzone di una volta, Elio e le storie tese. Il dottor Stravangone. Buonasera, buonasera a tutti. Sorridere la gente e la trovava divertente e la cantava a voce alta, la bella canzone di una volta faceva commuovere la gente che l'ascoltava attentamente e la imparava in una volta. La canta il commissario Ernesto Panete, la fischia il portinaio spatolante, mentre la balia col popanete la trova molto interessante, l'accenna il giovanotto dal barbiere e dopo un po' l'ha tradotto al quartiere e pullula di mille cabinieri. E a mezzanotte c'è l'oscurità, capire, ognuno le vuole amare. Sono bianche, sono nere, sono nella mia città. Che bella la canzone di una volta, e si ascoltava andando a capinetere. Noi della ronda del piacere ne abbiamo fatte delle belle. Ricordo per esempio di un mio amico
che non voleva andare a capire. L'abbiamo portato con la forza ed ha goduto nell'oscurità. E ci ringrazia ancora di più. E cementava le amicizie e poi si andava tutti a capinere. Invece la canzone di ogni giorno la fanno utilizzando i macchinari, non te la levi più di torno con la tua cassa Rotterdam. Facciamo un altro viaggio nel tempo, ma questa volta andiamo avanti. Dagli anni 20 passiamo agli anni 70 con Disco Music. Vale! Yeah.
i miei ragazzi. Elio e le Storie Tese è un gruppo fondamentale anche per la salvezza della musica, io ho messo qui la mia firma, allora grazie, vi spiego, c'è una campagna in atto, perché loro vogliono salvare i musicisti che ne hanno bisogno e quindi ovviamente sono molto solidali con i loro colleghi. Allora, comincerà questa sera la propaganda e poi si estenderà in tutte le discoteche, in tutti i negozi di dischi italiani, si cercano di raccogliere almeno 500.000 firme, questo è il minimo. E il motivo qual è di questa campagna? Trovare il nuovo cantante dei Litfiba. Anche se so che in realtà c'è un candidato tra voi, Mangoni, se non sbaglio, ma lui è al corrente, Elio, cioè lo sa. Vuoi scendere? Vuoi stare su? Cosa vuoi fare? Vieni qui, dai, se puoi. Cioè, noi vogliamo sapere se Mangoni è al corrente di questa cosa. Cosa dice? No, innanzitutto ci sono delle imprecisioni. Mangoni non fa parte di Elio e le Storie Tese. Questo che sia chiaro, diciamo, sulla Fininvest o Mediaset, quello che è. Mangoni è un artista a sé stante. Allora, abbiamo proposto, diciamo, d'accordo con lui, Mangoni come il nuovo cantante dei Litfiba, perché effettivamente andandosene Piero, Ghigo cosa fa? Sì, ma Ghigo cosa dice? Ci vuole dice? Uno all'altezza, diciamo. Ghigo non so che cosa dice, però penso che debba solo esserne contento. Ecco, ma Mangoni, per diventare una rockstar come fu, com'è, insomma, Pelù, è disposto anche a cambiare immagine, cioè come sarà il suo nuovo look? Tu lo sai, lo seguirai. Ah, innanzitutto io farei un sondaggino qui. Quanti pensano che Mangoni sia meglio di Piero Pelù? Grazie. Quanti pensano che Piero Pelù sia meglio di Mangoni? Però ce ne sono due. 3, 4, 5. No, vabbè, comunque ne sono, diciamo, sono minoranze etniche. Perfetto. Cosa facciamo? Ritorniamo? Ritorni sul palco e continuiamo? Adesso tornerei sul palcoscenico per un finale al Fulmicotone, no, diciamo. Non è ancora finito. Non è finito, vabbè, no, iniziamo con andare, il penultimo pezzo. Iniziamo con il penultimo pezzo, un finale al Fulmicotone. Non so neanche qual è, però faccio sarà io. Il Fulmicotone. Vai. Vai, andate? Ok. È una canzone d'amore e tutte le donne vorrebbero sentirsi dire questa frase. Cara, ti amo! Parla dei difficilissimi rapporti fra i giovani uomini e le giovani donne, è stato scritto più di 10 anni fa, ma vale ancora oggi, anzi oggi è praticamente ovvio. In questo brano io interpreterò la parte della giovane donna, mentre la parte del giovane uomo, come al solito, è interpretata da Rocco Tanica. Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre motivazioni plausibili. Sensibilità si contrappone al tuo gretto materialismo maschilista. Ciò nonostante, cara ti amo, mi sento confusa, cara ti amo, devo stare un po' da sola, cara ti amo, è solo una storia di 3 anni con un tipo, cara ti amo, non mi voglio sentire legata, cara ti amo, un po' come un raggio di solito. Rimani in casa, voglio essere libera, esci allora pure con chi ti pare, non ti interessi mai di quello che faccio, vorrei farti le tette, porco, mai ti toccherei con, neanche con un fiore, finocchio, mi drogo, bestemmio, picchio i bambini e vado a Night Express, ti amo, mi facevi il culo 14 ore di seguito per mantenerti e vado a taratata,
e io ti lascio per un toscomane che non fa un cazzo tutto il giorno, picchia le vecchiette che non vengono aiutate da nessuno, spacca i finestrini gratuitamente, ruba tutto quello che c'è all'interno della macchina, poi non lo va neanche a vendere solo per il gusto di rompere i coglioni. Mi metto il goldone. Ho un desiderio di paternità. Ho un desiderio di paternità. Mettiti il goldone. Uè. Cara ti amo. Mi sento confusa. Cara ti amo. Devo stare un po' da sola. Cara ti amo. Mi scordo la storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo. Non mi voglio sentire negata. Cara ti amo. Rimango in casa. Mi opprimi, esco, questa casa non è un albergo. Ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nel Cointreau sulla pancia, dopodiché ti scopo bendata. Non sono una troia. E allora in posizione canonica io sopra tu sotto. Che palle, disse la vacca al mulo. Oggi ti puzza il culo, disse il mulo alla vacca. Un pelo fatto la cacca. Cara ti amo. Mi sento confusa. Cara ti amo. Devo stare un po' da solo. Cara ti amo. E sono la storia di 3 con un tipo. Ed ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore. No! Perché no? Perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora sono traumatizzata. Però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente, sarà bellissimo lo stesso. Te lo metto nel colon. Ti tiro una scarpa col tacco, però sì. Usciresti con me domani sera? E sono un po' stanca, poi forse c'è anche un altro impegno. Beh, poco male, così vedi i miei amici. Sono libera. Mettiamola sul sesso. Ho bisogno di affetto. Mettiamola sull'affetto. Chiaviamo. Io sono come sono. E cerca di cambiare, no? Ecco, sono cambiato. E vedi che non sei più quello di una volta. Tu mi appartieni. L'utero è mio. Eccomi, soldi per la pelliccia. Evviva l'amore, signorino. Grazie, grazie davvero Elio, le storie tese. In quanto donna devo dire di essermi identificata in una maniera incredibile in questa canzone, parlo un po' insomma da parte di tutte le donne qui presenti questa sera, quindi per riprenderci da questa emozione facciamo una piccolissima pausa, ma torniamo tra pochissimo per il gran finale, sempre qui da 105 Night Express, di 105 Night Express, per il gran finale compagnia di Elio e le storie tese. Ecco, io non posso far altro che ringraziarvi davvero, grazie mille, grazie a tutti, siete meravigliosi, ogni volta che vi vedo, come dire, mi si illuminano gli occhi, grazie. Fantastica, anche a noi. Vorremmo salutare tutti quelli che ci hanno visto, anche quelli che ci hanno visto qua, anche quelli che hanno provocato apposta, perché erano qui apposta. Salutiamo anche loro. Pensa, salutiamo anche il nemico a questo punto. Pensa. Oh, scusami Fasa, ti ho schiacciato il piede. Io voglio salutare e ringraziare ovviamente Italia 1, Radio 105 e anche Opel Tigra, che ancora una volta ci hanno permesso di essere qui. Ci rivediamo alla prossima puntata, lui non la saluta, il prossimo mese ovviamente con 105 Night Express. Ed ora ti accompagno al microfono, perché la serata non è finita qui. C'è un prossimo ed ultimo brano. Buonanotte, grazie ancora. Tapparella! Ciao, grazie! Così, io che credevo, io che speravo.
parteciperò, mi autoinviterò da un'altra festa delle medie. Christian Meyer, faccio un vento e gli cambio il clima, bravo, temporeggio bevendo spuma, chiedo un po' se mi danno avanti, Cristo, perché scatta il gioco della bottiglia, se avrò culo potrò baciare. Vabbè, però poi parliamo. We'll be right back.